L'amministrazione di Battipaglia, retta dalla sindaca Cecilia Francese, ha informato tramite una comunicazione ufficiale che l'asilo di Via Indipendenza riapre lunedì. Il servizio per 17 bambini per il micronido, su 23 posti disponibili, e 4 su 18 posti disponibili per il servizio integrativo. Vengono anche specificati gli orari da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 per il micronido e dalle 9 alle 12 per il servizio integrativo. La sindaca, già in un comunicato, aveva commentato la situazione. Comprendiamo il disagio provato dalle mamme, ma di certo questo disagio non può giustificare l'atteggiamento né può fondare le strumentalizzazioni di chi punta il dito contro questa amministrazione, accusandola di poca conoscenza del territorio. Questa amministrazione ha fatto ciò per cui era chiamata a rispondere, garantire il prosieguo di un servizio indispensabile e necessario. Oggi è stato presentato lo sportello zonale di Eboli dell'Udicon, che è ubicato alla via Matteotti 63 e sarà aperto al pubblico da lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19. Il referente di zona è l'avvocato Fabrizio Violante. All'evento di questa mattina anche il responsabile provinciale, l'avvocato Romano Ciccone. Oggi il cittadino è vessato da tante tasse inutili, da tante ingiustizie. E quindi noi con questo presidio diciamo gratuitamente vogliamo difendere i cittadini da questi soprusi e tutelarli dal punto di vista anche della protezione di quelli che sono tutti i diritti costituzionalmente protetti. Chiaramente invitiamo ad associarsi, anche perché nel tempo, poiché sono tanti i progetti della Udicon a livello nazionale e li vogliamo trasferire anche nel locale, l'intenzione è quella di creare uno staff che si occupi di tanti progetti. L'ultimo, per esempio, è il progetto contro la ludopatia, che è proprio una vera e propria riconosciuta una malattia, come per esempio quello contro il bullismo nelle scuole. Sono tanti progetti, per esempio prossimamente ci sarà anche un convegno a livello nazionale per quanto riguarda la sicurezza stradale. E quindi ogni piccola cosa noi cerchiamo di dare il meglio di noi a livello di consultazione per quanto riguarda questi diritti. Eboli per noi è baricentrico rispetto a tutta la provincia, poi ho avuto la fortuna di collaborare già precedentemente con Fabrizio, per cui veramente una persona capace che veramente sta a fianco alle persone deboli. Lo spirito, ha colto subito lo spirito dell'associazione consumatore Ludicon. Ludicon è un'associazione a difesa dei deboli, questa società che ormai non riusciamo nemmeno a tirare dentro tutti un problema perché non sanno a chi rivolgersi per risolvere un problema. È una società che ormai ha dimenticato i valori e nel momento in cui ha dimenticato i valori ha dimenticato anche di avere una persona per consultare una bolletta telefonica. Fabrizio ha anche esperienze precedenti dell'associazione consumatori e quindi già conosce molto bene la problematica della povera gente, perché questo è aiutare la povera gente, perché non deve rimanere nessuno dietro, perché se rimane qualcuno dietro la società non cresce.